Ciao a tutti e bentornati o benvenuti sul canale di Viti Sapienzie. Io sono Arianna e oggi andiamo un po' in giro per l'Italia alla scoperta dei musei più strani sul nostro territorio. Se non l'hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale e di mettere subito like a questo video e di guardare, dopo questo, tutti i 61 precedenti, che so un sacco! Parliamo di tante cose stranissime, archeologia, che è la nostra materia principale, storia, arte, archeofood. E questo perché a noi archeologi piace tanto scavare la terra quanto divulgare. Partiamo subito con i tre musei più strani d'Italia. Lo conoscete tutti e se non lo conoscete scriveteci nei commenti se per voi sia stata veramente una grande sorpresa o se già lo conoscevate, o anche se ci siete stati. E se ci siete andati, mandateci le vostre foto sui nostri social, Facebook e Instagram, dove ogni giorno escono nuovi contenuti. Il Museo dell'Impossibile di Villa Web a Bagni di Lucca è gestito da Cristian Alpini e lui e il museo hanno anche un canale YouTube che potete andare a visitare. Nelle prime stagioni dello show il titolare ha mostrato alcuni pezzi delle collezioni e io l'ho scoperto proprio grazie a questi video. Mi hanno entusiasmata molto, adesso vi spiego perché e che lavoro noi abbiamo fatto su alcuni reperti qui esposti. È un museo vero e proprio, ha anche alcune sale e ricalca molto i Cabinet of Curiosities, quelli dei viaggiatori del passato, e c'è un po' di tutto. Tutte queste curiosità sono state raccolte qui per oltre 20 anni, quindi pensate quante sono. Alcuni sono acquisti e altri donazioni perché il museo stesso col tempo è diventato un luogo di aggregazione, di incontro tra appassionati di curiosità e si è creata anche una bella community anche su YouTube. Quindi qualcuno nel tempo ha avuto il piacere di vedere il proprio oggetto bizzarro esposto nelle sale del museo di Villa Web. Bagni di Lucca sta in Toscana, ricordatevelo. Villa Web è una bellissima struttura, originariamente chiamata Villa Buonvisi. È stata edificata nel XVI secolo, ma a guardarla non sembra tanto del 1570, no? Vero? Nel XVIII secolo fu acquistata da John Webb e nel 1978 il comune la restaurò. Ci fece anche una scuola e acquistò l'aspetto che ha oggi. Qui hanno soggiornato anche i coniugi Shelley, Mary Shelley ce l'ho proprio nel cuore. Non ve lo devo dire cosa abbia scritto, vero? Vero! Diciamo che il museo gioca molto sul suo essere pittoresco e sulla suggestione del visitatore, ma ci sono dei pezzi veramente molto interessanti, degli originali. Come alcuni degli animali fantastici che abbiamo già trattato sul nostro sito www.vitissapienzie.it. Alla sezione Animali fantastici, ovviamente, fateci un giro. Cercate il vostro preferito con la lente di ingrandimento, come Jenny Hanniver, che non è una signora che tengono prigioniera nel museo, è un animale fantastico, noi li chiamiamo così. Sono gli esseri che popolano l'immaginario collettivo, ma è un meraviglioso falso, che è anche in commercio. Cioè, se volete, ve ne potete comprare uno a 200 euro, diciamo come base di partenza, fino anche a 1000 e oltre 1000 euro, in base alla grandezza. E com'è possibile, direte? Mo ve lo spiego. Qui al museo, intanto, ne potete vedere uno. Sarebbe una specie di folletto acquatico, ma chiaramente artefatto. È ricavato dall'elaborazione di una razza o di un pesce chitarra, che viene piegato e tagliato fino a conferirgli una forma umanoide, diciamo. Una volta andavano tanto di moda, infatti sono un oggetto meraviglioso, noi li chiamiamo mirabilia, e quindi sono anche molto diffusi. Potete scoprire tutta la sua storia, l'analisi del caso di questo e dei suoi simili, come il pesce monaco e il pesce vescovo, così non ci facciamo mancare niente, sul nostro sito www.vitissapienzie.it, ormai lo sapete. Ne faccio un'analisi. La faccio io perché lo curo gli animali fantastici di solito, il più possibile completa, sia dal punto di vista storico che dell'impatto che ha avuto sulla società del suo tempo e su quella moderna, perché gli animali fantastici, anche se nascono nell'antichità, spesso riescono a sopravvivere fino ai giorni nostri, nelle leggende, nei mirabilia. Quindi vi consiglio di leggere i nostri articoli. Al Museo dell'Impossibile, che si chiama anche Wunderkammer, che significa appunto Camera delle Meraviglie. C'è anche il coltello, o presunto coltello, del Mangiapeccati. Ah, che bello il Mangiapeccati! Un altro nostro caro amico che potete cercare con la lente di ingrandimento sul nostro sito www.vitissapienzie.it. Ormai lo sapete, cercate Vitissapienzie su Google, vi appare comunque. Non vi anticipo niente perché è uno tra i miei preferiti, tra i miei articoli preferiti che ho avuto il piacere di scrivere e mi piace proprio come figura. Non è un vero e proprio animale fantastico. Ma includiamo in questa categoria anche persone che hanno avuto o hanno un ruolo peculiare nella loro società. E questo vi posso dire che era un reietto incaricato di alleggerire i morti dei propri peccati, compiendo sopra i loro corpi un pasto. Wow, ci sguazzo queste cose! Lo trovo meraviglioso, leggetelo, datemi retta. Altri reperti del Museo dell'Impossibile riguardano serial killer, presunte bambole possedute, quadri maledetti, mirabilia. E tutto ciò che in passato veniva considerato esotico e misterioso. Quindi ci sono anche maschere tribali,
con una storia particolare dietro, magari. Oggetti provenienti da manicomi, arti umani mummificati e il re dei ratti. Ah, un altro dei miei preferiti. Vabbè, ma mi piacciono un po' tutti perché sono un po' come figliocci miei, no? L'ho scritti io. E del Rat King potete trovare anche il video sulla nostra playlist su questo canale. Playlist che ovviamente si chiama Animali Fantastici. Ve lo linko qui. Insomma, avrete capito che il Museo dell'Impossibile di Bagni di Lucca è un posto che ci piace. Non è tanto grande, ma un bel luogo per una gita nell'insolito. Giochiamo in casa perché siamo nella vicinissima Umbria, in provincia di Terni, una regione che ci piace particolarmente. Questo letteralmente potremmo chiamarlo Museo degli Abitanti, perché sono esposti proprio loro, le mummie dei ferenti illesi. È tutto molto strano, a partire dal fatto che capace che lì è la mummia di un parente, e che fai? È vero che stiamo parlando di persone che un ferenti illese ventenne, per dire, non ha mai conosciuto, ma è comunque molto particolare vedere il volto mummificato di una persona, di una mummia, che sai che è tuo parente. Può essere il parente di qualcuno più grande d'età, che magari è ancora in vita e c'ha la mummia de nonno dentro al museo. Che cosa particolare! Credo anche che ad un certo punto ci si faccia l'abitudine, in un certo senso. Oppure che ognuno con il proprio percorso di vita sviluppi una sensibilità diversa. Tipo, a me non farebbe impressione, no? Capirai, sentire la mummia come una mia proprietà in quanto discendente. Ne andrei molto fiera. Però io sono un'archeologa, il nostro rapporto con i morti è inevitabilmente differente rispetto a quello di persone che hanno vite diverse dalle nostre. E insomma, qui ci sono le mummie degli abitanti di Ferentillo a partire dal XVI secolo. Come hanno fatto? Hanno mummificato tutti quanti uno per uno? Veramente? No, se sono stati molto fortunati, in quanto sono stati aiutati dalla natura stessa, che in determinate condizioni opera la mummificazione naturale dei resti organici. Cioè, con tutto rispetto per i ferenti illesi, ovviamente, vivi e morti, se nella cripta sottostante la chiesa di Santo Stefano, che è quella imputata alla mummificazione, insieme ai defunti posti lì per il loro riposo, fosse entrato anche un topolino e fosse morto lì, oggi avremo una deliziosa mummia di topo, perché è la cripta. Poi vedremo come a mummificare i corpi, non le persone. Non è un'opera umana. La cripta, dove fino al 1804 sono stati seppelliti i defunti della cittadina umbra, editto di Saint-Claude? Napoleone, Manzoni, vi dicono niente? Piccola digressione. Fino al 1804 era possibile seppellire i defunti entro le mura della città e di solito lo si faceva sotto le chiese, proprio perché erano un luogo consacrato. A parte le chiese, quelle super mega eccezionali, piene di meravigliose tombe a terra, l'avrete viste sicuramente, avrete visto anche delle semplici pachidermiche, lapidi, incastonate nel pavimento delle chiesine di campagna, nei paesini, in montagna. Tipo da me a Casteltrione, che è una frazione di Amatrice in provincia di Rieti, c'è proprio una tomba come queste, un pietrone al centro della chiesa, spostata verso sinistra. Ed era uno dei miei giochi d'infanzia indovinare cosa ci fosse scritto sopra, perché col tempo era stato consumato dallo scalpiccio dei fedeli. Avevo una decina d'anni, però non ero male. Avevo usato anche la tecnica della luce radente, ma era tutto troppo consumato, a un certo punto ho lasciato perdere. Ho lasciato perdere in favore di fantasticherie ben più interessanti e adatte a una bimbetta, tipo la gente sepolta viva che poteva stare là sotto e cose così. Insomma, i ferentillesi, come tutti, seppellivano dentro la città. E l'hanno fatto fino al 1871, invece che al 1804, 1806 per l'Italia. Perché Napoleone poteva dire quello che voleva. Ma le abitudini sono dure a morire, ci vuole tempo anche per la legge. I bravi frati cappuccini che si prendevano cura delle anime degli inumati lì, oltre a non seppellire più, disseppellirono tutti. Cosa che, per esempio, al mio paese non è successa. Ma i cappuccini di Ferentillo avevano deciso così. E quando andarono a compiere l'operazione trovarono tutte mummie. Non si era mai visto. E com'era possibile? Già nel 1887, che era il passato, ma non è che erano ignoranti, dall'analisi dell'Accademia di Lincei si dedusse che fosse stata la concomitanza di più fattori ad aver permesso la mummificazione naturale. Non vi sto a fare una lezione di mummificazione, ma diciamo intanto che questo tipo di mummia è disseccata. Quindi, ventilazione che ha tolto l'umidità. Peculiari microrganismi che hanno impedito che i corpi si decomponessero, nutrendosi di alcune loro parti, e questi batteri avrebbero accelerato il processo di disidratazione. Bravo batterio, ti sei piaciuto, grazie. Terreno, composto da ammoniaca, sentite qua quanta roba. Silicati di ferro, ossido di alluminio, solfato di calcio e nitrato di calcio, nitrato di magnesio, un mix perfetto di tutti questi elementi. E tutte queste condizioni hanno dato vita, diciamo ironicamente, alle mummie. Ovviamente una mummia, per rimanere tale, integra il più possibile, ha bisogno che queste condizioni siano mantenute. Ma così non è accaduto. I corpi non sono stati subito conservati a dovere, quindi oggi ne abbiamo un numero minore rispetto a quelli rinvenuti al momento del disseppellimento. Ci sono 24 mummie intere, delle quali non tutte a Ferentillo, ce ne sono 3 al Museo Anatomico di Perugia, che pure là, dateci a fare un giro, è stupendo.
Poi ci sono teste mummificate e alcuni resti ossei. E sono tante le curiosità da scoprire all'interno del Museo delle Mummie di Ferentillo. Omicidi. Viaggiatori venuti dal lontano oriente e morti qui a Ferentillo dove si sono mummificati. Torture, impiccagioni. Un piccolino con la sua mamma. E poi ve l'ho detto, l'ultima sepoltura è del 1871, l'età del bisnonno di qualcuno di noi. E questo fa particolarmente effetto, no? Siamo abituati ad intendere mummie come persone tanto lontane nel tempo. Invece queste sono molto vicine. Trovo che anche questa sia una peculiarità che renda poco comune questa cripta. In Italia ci sono tanti luoghi che conservano le spoglie più o meno spettacolarizzate di esseri umani. Lo abbiamo visto con la cripta dei Cappuccini a Roma, che vi linko qua. Poi quella famosa di Palermo, quella a Napoli, ce ne stanno tante. Ma quella di Ferentillo è veramente tanto particolare, quindi vi consigliamo di visitarla. Non mi dilungo oltre e passiamo al punto 3. In questo caso affrontiamo un discorso molto particolare e anche molto delicato. Cioè quanto sia strana la sensazione di interesse che molti di noi hanno, me compresa, è proprio portabandiera. Quindi non vergognatevi. Interesse verso cose come serial killer, assassini, torture, caccia alle streghe, mostro di Firenze sopra ogni cosa. Programmi come Un giorno in pretura e chi l'ha visto. Quanti come me? Scrivetelo nei commenti. Almeno non mi sento sola. Sono tutte cose che vengono spettacolarizzate a discapito della sofferenza, quella di chi le ha vissute, che magari è anche ancora vivo. Me ne rendo perfettamente conto. E alcune volte si sfocia nel poco rispetto, come nei casi del giornalismo estremamente invadente, nella mostra di Cimeli, perfino dare un soprannome al serial killer lo fa sentire importante. Sono tutte cose che non si dovrebbero fare. Che sono terribilmente sbagliate, secondo me. Quando invece si supera una certa distanza nel tempo, facciamo conto per questioni dei secoli passati, come la caccia alle streghe, le torture nelle segrete dei castelli medievali, cose così. Si tende ad avere verso queste situazioni un atteggiamento diverso, come se nessuno avesse sofferto veramente, in fondo. Diventano tutte informazioni su un libro di storia, o sulla didascalia di un reperto, piuttosto che la vita e la morte di persone vere. Questo ovviamente è un pensiero, non è una critica né agli appassionati, dove ho ampiamente compreso me stessa, né tantomeno ai musei, che fanno quello che devono fare, cioè raccontare delle storie. Talvolta spersonalizzandole, altre volte invece facendo comprendere molto bene il contesto. Le motivazioni, se così possiamo dire, e il dolore legato agli strumenti di tortura. E insomma ce ne sta uno a San Gimignano, cittadina della Toscana, famosa per un milione di cose. E questo nello specifico è il Museo della Tortura e Criminologia Medievale. Ci è piaciuto più di altri, perché ce ne sono anche altri in Italia, per quel discorso che abbiamo fatto sul dolore e sugli stati d'animo. E qui ci sono anche pezzi originali, e non è poco. Gli originali partono dal XVI secolo, quindi siamo oltre il Medioevo. Ma ci sono ricostruzioni di tutto rispetto, dal Medioevo appunto, fino, pensate un po', al Novecento. Sono indecisa se dire wow! Oh, che orrore, terribile, così vicino nel tempo. Sono combattuta, non mi pronuncio. Le didascalie che ve lo dico a fare, precise e dettagliate. Insieme al Museo della Tortura potete visitare anche il Museo della Pena di Morte. Perché, raga, ricordatevi che in Italia c'è stata. E che ce l'abbiamo avuta nel codice militare penale di guerra fino al 1994. Cioè, io ero nata nel 1994, stavo in uno stato con la pena di morte. Vabbè, nel codice militare penale di guerra, ma sempre che c'era. E per carità, non veniva attuata, non ci voglio neanche pensare. Ma comunque è stata abolita che già ero nata da un pezzo. Troppo strano. Cioè, ho vissuto in uno stato con la pena di morte. E non sono l'unica, me sa pure voi. Era già stata abolita, poi è stata reintrodotta dal fascismo nel 1926 ed è perdurata fino al 1947. Poi è rimasta come procedura di guerra, diciamo, per un lungo periodo ed è stata rimossa dalla Costituzione nel 2007. Mo' praticamente, adesso. Allucinante. Che è successo? Se l'erano dimenticata? Cavolo, doveva abolire la pena di morte dal coso, dai, quello della guerra. Vabbè, mo ormai lo faccio domani. Poi, fino a che non l'ha letta Benigni in pubblico la Costituzione, non se n'è accorto nessuno? Vabbè, ma la Costituzione è lunga, ma chi vuoi che se la legga? Meno male che c'è il Museo della Pena di Morte, che tiene testimonianza di tutte queste cose e documenta questi cambiamenti della giustizia e della società. Siamo arrivati alla fine di questo video. Avevo previsto di trattare 5 musei strani in Italia, ma parlo da un sacco di tempo e mi sono resa conto fin dall'inizio quanto questi 3 fossero strafighi. Quindi ho cercato di trattarne meno, ma in modo un po' più dettagliato, anche per incuriosirvi ad andarli a visitare di persona. Spero vi siano piaciuti perché a me sono piaciuti tantissimo. Quindi seguiteci su Facebook, su Instagram e consultate il nostro sito www.vidisapienze.it per non perdervi nessuno dei nostri approfondimenti. E noi ci rivediamo domenica prossima, sempre qui su YouTube alle 15 con un nuovo video. Ciao!